Ecco, vorrei sapere, il professore, cosa ha fatto nell'altro processo? Dunque, il professore è stato sentito all'udienza del 15 luglio del 94 nella sua qualità di consulente tecnico della difesa di Pietro Pacciani ed ha riferito in ordine ad alcune valutazioni a lui fatte, con particolare riferimento proprio alle perizie, alle relazioni svolte dai periti dell'equipe del professor De Fazio. Quindi sostanzialmente si ripete qui quello che è già avvenuto nel processo. Allora, lei è il professor Bruno Francesco? Sì, Francesco di nome è Bruno di Cognome. Nato a Celico, provincia di Cosenza, Celico, sì, con la L, provincia di Cosenza, il 10-5-1948. Come? E residente a Roma, sì, via Prati Fiscali 184. Ecco, la formula di quella testimone, sì? Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ecco, vuole essere presa la telecamera oppure no, professore? Sì, non c'è problema. Bene. Prego, avvocato Filastone. Professore, ci vuole dire qual è la sua professione e i suoi titoli accademici? Io sono psichiatra forense e sono professore di criminologia di psichiatria forense all'Università di Roma La Sapienza. Dunque, lei ha esaminato le relazioni e credo anche forse le dichiarazioni dibattimentali dei periti De Fazio, Luberto, Galliani, quelli che abbiamo ascoltato oggi. Sì, sì, no? Sì, ebbi modo di occuparmi della vicenda di questi delitti già nel 1985 e li studiai perché all'epoca, diciamo, per un scopo istituzionale, in quanto ero dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dato che questa serie di delitti aveva avuto una rilevante attenzione da parte dell'opinione pubblica, un grande allarme sociale, fui incaricato di studiare da un punto di vista criminologico, cioè, direi parallelamente alla perizia che nel frattempo veniva fatta dal professor De Fazio, questa serie omicidiaria, e quindi già allora feci uno studio che poi perfezionai l'anno successivo con l'ultimo dei delitti, e poi successivamente ebbi modo appunto di considerare, di vedere anche la consulenza fatta dall'equipe di Modena, che approvavo in pieno. Ecco, non c'erano differenze tra quelle che erano le mie conclusioni e le conclusioni a cui erano giunti i colleghi di Modena, tranne forse che per qualche aspetto psicologico, nella ricostruzione, diciamo, dell'identikit psicologico del possibile autore di questa serie omicidiaria. Ecco, professore, lei all'interno di questo esame, di queste sue valutazioni, ha in linea più generale, direi più scientifica, meno attualizzata, esaminato il tema dei cosiddetti serial killer? Sì, diciamo, all'epoca ancora non si parlava di serial killer, c'erano stati già gli primi studi del FBI che riguardavano la realtà americana, e comunque in Italia si cominciò a parlare di serial killer proprio in relazione a questo, al caso del cosiddetto mostro di Firenze. E io poi ho avuto modo di studiare successivamente il fenomeno
organizzare un convegno internazionale a Roma 2 anni fa su questo tema, e quindi di analizzare un po' tutta la letteratura esistente e che continua tutt'oggi ad essere aggiornata sui serial killer italiani e internazionali. Benissimo, ci vuole allora, sulla base di questa sua esperienza, vuole tentare una definizione di serial killer anche proponendo una diagnosi differenziale rispetto per esempio a quel che viene definito, sempre con termini inglesi, perché la letteratura è in massima parte inglese, mass murder o altri tipi di omicidi in cui appunto risulta non chiaro il movente, la motivazione relazionale rispetto, ecco, e anche la differenziazione che si trova in letteratura in punto di serial killer cosiddetti organizzati e serial killer disorganizzati. Sì, dunque bisogna precisare una cosa, che la gran parte della letteratura fino a qualche anno fa era basata su studi e su lavori fatti dalle polizie, in particolare dall'FBI, ma anche dalla polizia inglese e così via. La caratteristica di uno studio fatto dalla polizia è essenzialmente che sono studi di ordine pratico e basati esclusivamente sui comportamenti. Per cui, per esempio, la definizione che l'FBI dava del serial killer era di un soggetto che aveva compiuto almeno 3 omicidi in serie, in momenti differenziati, in luoghi differenziati. E, da un punto di vista criminologico, invece, il nostro lavoro è stato un po' diverso, perché abbiamo cercato di valutare anche le motivazioni, quindi non soltanto il comportamento così come si manifesta, ma anche le motivazioni che spingono al compiere determinati omicidi. E per questo abbiamo introdotto una categoria che era quella della cosiddetta mostruosità, cioè omicidi di rilevante impatto per le caratteristiche di mostruosità relative o al numero dei casi o alle modalità con cui gli omicidi stessi vengono fatti o alle motivazioni che sono dietro. E abbiamo distinto fra per esempio serial killer e mass murder, intendendo per serial killer quegli omicidi, quegli assassini che compiono una serie di omicidi, e non è importante il numero, che siano 2 o 3 o 5 o 12, ma di vittime per lo più non conosciute e spinti da motivazioni patologiche in momenti naturalmente diversi, motivazioni patologiche per lo più di ordine sessuale o comunque riconducibili ad un movente sessuale. Il mass murder invece è un assassino che nella maggior parte dei casi per motivazioni anche queste patologiche, cioè di una vera e propria malattia mentale, non per scopi sessuali, in una unica occasione o in più occasioni diverse uccide persone innocenti a lui sconosciute con lo scopo di uno scopo rivendicativo, uno scopo paranoicale, lo scopo di noi abbiamo detto un po' il contrario di quella persona che si suicida perché vuole togliersi dal mondo. In un certo senso il mass murder vuole uccidere il mondo, rappresentato spesso dalla sua famiglia e poi dai passanti della strada, oppure
da identifica come suoi nemici. Certo. E ci sono poi gli omicidi di entrambi i genitori, per esempio, e i baby killer e così via. Nella casistica gli americani hanno distinto due grandi categorie di serial killer, gli serial killer organizzati e disorganizzati, a seconda della capacità di organizzare il proprio comportamento, per cui ci sarebbero dei serial killer che sono capaci di premeditare e di eseguire i loro omicidi con molta cura, evitando di lasciare delle tracce e quindi cercando in tutti i modi di non farsi scoprire, e ci sono invece dei serial killer che, come presi da raptus, non riescono a tener conto delle situazioni complessive e quindi lasciano molte tracce, e molte volte vengono presi addirittura con il coltello in mano perché non tengono conto delle circostanze. Sarebbero i serial killer disorganizzati. Si è visto che i serial killer disorganizzati naturalmente sono meno intelligenti di quelli organizzati, hanno più grossolani disturbi mentali e sono appunto, i loro omicidi sono caratterizzati dall'impulso molto più che non i serial killer organizzati, che invece organizzano con molta attenzione il loro comportamento. C'è da dire che queste due categorie non sono assolutamente separate in modo netto, nel senso che può esserci il caso di un serial killer organizzato che a un certo punto disorganizza il suo comportamento perché si produce in lui una crisi mentale più acuta o un bisogno più acuto di uccidere, e per cui mentre in alcuni omicidi compiuti prima c'è stata una grande organizzazione, poi in altri omicidi questa organizzazione viene meno. E mentre al contrario però un serial killer che comincia già in modo disorganizzato assai difficilmente può diventare organizzato. Ecco, questi continuano ad essere disorganizzati e il più delle volte vengono catturati proprio per la grande mole di tracce che lasciano. Ecco, lei in questa, fatta questa premessa, che da un certo punto di vista è metodologica, da un altro punto di vista è terminologica, per intendersi proprio sul significato del significante, starei per dire. Lei ha esaminato unitariamente e comparativamente i delitti del cosiddetto mostro di Firenze. Li ha visti tutti, esaminati in maniera approfondita, sì, naturalmente sulla base di quelli che sono stati i dati che le sono stati forniti, mi immagino, dal difensore di Pietro Pacciani. Sì, li ho, sì, ancora prima, appunto, valutando ancora prima già in... Ancora prima si cerca. Sì, ecco, e comunque sì, ho analizzato appunto questa serie omicidiaria che è di particolare interesse perché è l'unica serie omicidiaria che si conosca così lunga, con ben 8 episodi, riguardante sempre e solamente delle coppie, delle coppiette. Questo è un dato, in letteratura abbiamo pochissimi precedenti e comunque mai esclusivi. Ci sono dei serial killer americani che hanno ucciso delle coppie, ma non solo delle coppie. Ecco, il caso di Firenze si caratterizza per questa costanza in cui 8 omicidi, per 8 episodi firmati, diciamo in un certo senso, ci sono, l'obiettivo è rappresentato da coppie, questo è il dato essenziale. E come, secondo quelle definizioni che abbiamo visto poco fa, secondo la sua valutazione, questi delitti sono attribuibili a un serial killer e come serial killer a un serial killer organizzato o disorganizzato? Secondo, diciamo, i risultati di quella che, la ricerca che ho fatto in questo settore,
Direi che gli elementi, tutti gli elementi che abbiamo, indicano come autore di questa serie omicidiaria un serial killer altamente organizzato, quindi non semplicemente organizzato, ma altamente organizzato, che è stato capace di condurre questa sua attività omicidiaria per molti anni, lasciando pochissimi elementi, atti utili per le indagini. E un serial killer quindi, direi, unico. Ci sono moltissimi elementi che fanno pensare all'azione di un'unica persona che ha individuato come obiettivi della sua, del suo delirio delle coppie, e che ha esercitato una ritualità omicidiaria tale da essere inequivocabile per il significato patologico che vi è connesso, e che è un significato evidentemente di natura sessuale, e che trova, diciamo, il suo humus in una patologia di base, ovviamente, della persona che compie questi delitti, che non vuol dire che questa persona, appunto, pur essendo portatore di una patologia, non sia organizzato, intelligente e capace di premeditare con attenzione i propri delitti e portarli a termine. Quindi, quando lei dice serial killer altamente organizzato, lei riconosce a questa persona alcune doti non comuni di intelligenza, freddezza e determinazione? Sì, direi di sì. Sicuramente si tratta di una persona di buone o notevoli capacità intellettive, e si tratta di una persona che ha una sua metodicità nel compiere questi omicidi, che hanno tutti una stessa matrice per quanto riguarda il modus operandi, e che hanno tutti un significato molto omogeneo. E l'omicida si distingue anche per un altro aspetto estremamente importante: la grande capacità di autocontrollo e la grande capacità di volgere a proprio favore, affrontare e volgere a proprio favore gli imprevisti che nella lunga catena di omicidi si sono talvolta verificati, e che mai gli hanno fatto perdere la calma in maniera tale da far lasciare a metà, per esempio, l'operazione che stava svolgendo. E quindi si tratta sicuramente di una persona che ha avuto durante questi omicidi una grande calma, una grande capacità di controllo della situazione, e queste sono doti assolutamente non comuni. Ecco, da questo punto di vista, per esempio, è piuttosto, glielo chiedo, se è riscontrabile spesso in letteratura, o comunque rappresenta un dato indicativo di quello che lei sta dicendo, il fatto che in questa catena di delitti ad un certo numero di assalti corrispondano l'identico numero di vittime. Cioè, nel senso, non ha mai lasciato dietro di sé un ferito questa persona. Ci sono dei parametri numerici che sono addirittura indicativi, cioè non sono soltanto le due vittime che ogni volta vengono lasciate sul campo. Morte. Morte, certo. Ma la metodicità con cui esegue l'omicidio, in cui colpisce prima con l'arma da fuoco,
per essere sicuro di ottenere subito la messa fuori gioco di entrambe le persone, poi colpisce l'uomo, che è più pericoloso, e lo colpisce con questo meccanismo di cosiddetto overkilling, cioè vuole essere sicuro al 100% che la persona sia morta, quindi lo colpisce sia con l'arma da fuoco sia con l'arma da taglio, e poi dedica le sue attenzioni al corpo femminile, che è l'oggetto della ritualità patologica, con l'arma da taglio, sempre spostando questo corpo femminile dall'automobile in cui sono stati sorpresi, portandola in un posto da dove possa controllare. Sceglie il posto con molta attenzione, da una parte un posto che possa servire quasi come tavolo chirurgico, e quindi che abbia, sia leggermente sollevato sul terreno, e che sia posto in una condizione da cui possa controllare tutti i luoghi di accesso, i luoghi al luogo in cui compie l'omicidio. Quindi questo denota uno studio attento del luogo, non è un luogo scelto a caso. In questo luogo, appunto, poi si dedica a queste escisioni chirurgiche compiute con una certa manualità, con una certa abilità, e porta a termine, diciamo, il suo complesso rituale, evidentemente in maniera molto organizzata, perché riesce ad avvicinarsi alle coppie senza che queste lo percepiscano, riesce ad andarsene senza lasciare testimonianze affidabili o tracce affidabili, pur portandosi via, in 4 casi su 8, dei feticci piuttosto voluminosi, e quindi indubbiamente essendo preparato a questo, quindi una persona che arriva, che è dotata, oltre che dell'arma da fuoco, anche di un'arma da taglio, anche di evidentemente un mezzo luminoso, e anche dei contenitori in cui tenere poi questi feticci. A proposito di questo mezzo luminoso, è attendibile, è verosimile o probabile che questo mezzo luminoso sia di forma tale, come del resto hanno detto anche i periti De Fazio e gli altri, con riferimento in particolare all'omicidio dei francesi dell'85, che sia in una forma tale da consentire l'uso delle mani, vale a dire una forma a caschetto o comunque tipo occhiale, anche perché se ne trova in commercio anche tipo occhiale, che consentono un'illuminazione senza che questo implichi la necessità di usare le mani. Beh, da come vengono fatte le scissioni chirurgiche, direi che è possibile, diciamo, è certamente possibile che utilizzi uno strumento tipo, che so io, casco da minatore, oppure luce da otorino laringoiata, insomma, ecco, che possa essere utilizzato sul capo. Però non è assolutamente detto, perché potrebbe fare ugualmente le stesse cose con una pila o con uno di questi che si usano per esempio per gli incidenti stradali, sono delle pile, insomma, che illuminano abbastanza bene il terreno e che possono stare in piedi vicino al posto in cui lui va a operare, che hanno un piedistallo su cui appoggiare. Quello che è certo è che lui ha un'attrezzatura, ecco, questa persona si muove con un'attrezzatura che utilizza. Un'attrezzatura che comprende, per esempio, un fodero per dei contenitori. Adesso questi contenitori possono essere di vario tipo, comunque sicuramente dei contenitori, sicuramente dei coltelli, sicuramente appunto l'arma con cui poi fa fuoco, e probabilmente una fondina, probabilmente anche una possibilità di ricambio, perché chiaramente
gli atti a cui lui sottopone le vittime sono tali che non può non sporcarsi con il sangue e con le condizioni anche del terreno, spesso in campagna, quindi io credo che abbia anche la possibilità di avere un ricambio da qualche parte. Sì, vorrei che se lei naturalmente ha fatto delle osservazioni sul punto, vorrei chiedere l'uso costante in 8 casi su 8 della stessa arma da fuoco può essere riferito soltanto ad un fenomeno di carattere? Oggettivamente è una firma, ma lo è oggettivamente. Naturalmente noi non siamo nella testa di costui e non possiamo che fare delle ipotesi, ma la ipotesi principale che corrisponde, che ha qualche elemento di oggettività, anche perché corrisponde un po' al modus operandi che viene mantenuto in tutti e 8 gli episodi, è che il soggetto sia molto prudente, quindi una persona di una prudenza assoluta, il quale è probabilmente in possesso di una pistola e di un armamento di questa pistola limitato. Quindi ha delle munizioni che sono probabilmente limitate numericamente, sicuramente evita o ha evitato con molta attenzione di acquisire nuove munizioni in modo legale o anche in modo illegale. E, credo che siano state fatte moltissime indagini in tanti anni su questo punto e che queste indagini non abbiano portato da nessuna parte, proprio forse perché questa persona ha questa pistola, ha queste munizioni, è sicuro sulla non rintracciabilità della pistola e delle munizioni e queste ha utilizzato nel compiere dei delitti complessi, difficili, perché assalire una coppia non è facilissimo. C'è sempre la possibilità, insomma, si combatte contro 2 persone, c'è sempre la possibilità che una di queste 2 persone possa sfuggire al controllo. E allora la necessità di usare l'arma da fuoco, la distanza ravvicinata, ravvicinatissima, la necessità di avvicinarsi al veicolo in modo tale da non destare alcun sospetto, alcuna attenzione da parte della coppia, il cogliere la coppia nel momento di maggiore rilassatezza, perché quasi tutte le coppie sono state colte nell'attimo, nei momenti precedenti, diciamo, quando si passa dal petting all'atto sessuale vero e proprio, prima ancora che potessero compiere quest'atto sessuale. E l'unica volta in cui invece l'atto sessuale era stato verosimilmente compiuto, c'è stata quella famosa situazione per cui che sia stato visto o comunque la macchina si è messa in moto e lui ha dovuto risolvere un imprevisto che di grandissima difficoltà dal punto di vista dell'assassino. Quindi io credo che... Si riferisce all'episodio di Baccaiano. Esatto. Ecco, lì però, non so se lei ha presente le considerazioni fatte dal professor De Fazio, dall'equipe del professor De Fazio, questo atto sessuale, le vittime anche in questo caso erano vestite. Sì. Entrambe. L'atto sessuale a cui fa riferimento lei e che probabilmente è rintracciabile attraverso l'esistenza, questa non è una domanda, è una precisazione per sapere se il profilattico si è usato. Profilattico usato era probabilmente riferibile ad un episodio pregresso, precedente anche perché lo stato di
corruzione di questo materiale sperma. È una domanda o... No, l'ho premesso prima e non è una domanda, è una precisazione che sto facendo io, per la quale io chiedo al professor Bruno se è d'accordo oppure no su questa mia. Ma io sì, posso essere d'accordo, ripeto, il punto fondamentale è questo. La scelta del momento è una scelta attenta, cioè le coppie vengono prese sempre appunto in questo momento di passaggio all'atto, è il momento in cui c'è la minore attenzione da parte di una coppia, certo, che ha delle infusioni in macchina. Questo era in risposta all'uso della pistola e l'uso delle munizioni, che evidentemente l'assassino ha la necessità di essere sicuro di colpire le due persone, ucciderle e poi poter lavorare tranquillamente. E, quindi l'uso della pistola secondo me non è soltanto, o comunque non è solo per uno scopo di firma degli omicidi, quanto perché appunto per le coppie deve utilizzare un'arma da fuoco, un'arma che gli consente di uccidere, rapidamente. Questo poi si vede nella serie omicidiaria come lui utilizzi progressivamente sempre meno colpi, probabilmente da una parte la reiterazione sempre lo stesso tipo di omicidio fa sì che impari con l'esperienza, e in secondo luogo tende a risparmiare evidentemente qualche cosa che è limitata nella quantità. Benissimo. Quindi nella sua valutazione lei esclude una malattia mentale intesa come psicosi vera e propria nella sua valutazione del soggetto? La domanda è questa, e quindi una situazione in cui il soggetto non ha mai perso la sua autonomia. No, dunque io non è che escludo una psicosi vera e propria. Dagli elementi che abbiamo a disposizione, l'ipotesi più possibile è che il soggetto sia stato affetto da una forma di paranoia. La paranoia è una psicosi lucida, secondo cui una persona, a causa della quale una persona identifica un persecutore o dei persecutori, e questi diventano un pensiero costante, fisso, e a un certo punto in particolari soggetti si determina la volontà di liberarsi da questi persecutori anche attraverso l'omicidio. Naturalmente la persecuzione non è data soltanto da persone, ma anche da ideologie, fatti religiosi. Ecco, ci sono delle forme di fanatismo che sono molto vicine alla paranoia. Una personalità paranoicale di questo tipo, che possa essere dotata di una personalità multipla, ovvero sia della possibilità di compiere anche degli omicidi valendosi di una personalità perversa e vivendo invece la maggior parte del tempo con una personalità adeguata socialmente, è possibile, ed è possibile proprio grazie alla paranoia. Cioè, in altri termini, io mi sento particolarmente attratto da una forma di pensiero religioso secondo cui le coppie che fanno l'amore in macchina apertamente al di fuori del matrimonio, mostrandosi eccetera, sono da perseguire perché commettono dei peccati che per me sono gravissimi e che appunto qui la paranoia mi impediscono di vivere serenamente. Naturalmente questa è una costruzione psicologica
che il soggetto fa a suo scopo, a suo uso e consumo, ma che è basata invece su una incapacità personale di amare, una incapacità personale di poter avere un comportamento sessualmente libero, maturo, adulto, come vogliamo chiamarlo. E allora succede che questo soggetto può nascondere in se stesso naturalmente questi pensieri, i pensieri ideologici, non parlarne con nessuno, mantenere un comportamento esteriore assolutamente morigerato, adeguato, tale da suscitare anche l'ammirazione da parte degli altri, e poi invece in alcuni momenti trasformarsi in un feroce assassino. Ma lui non si sente un assassino, lui si sente una sorta di mano di Dio, una sorta di strumento per compiere far compiere un destino superiore di cui in qualche modo lui è partecipe. E allora dentro di sé non c'è contrasto fra il suo ruolo omicidiario e la morigeratezza del suo comportamento esteriore. Almeno non c'è contrasto fino a che l'omicidio è sporadico. Quando invece l'omicidio tende ad essere reiterato, e quando soprattutto il soggetto comincia a sentire piacere nel compiere questi omicidi e nel compiere le ritualità connesse agli omicidi, allora questo tipo di personalità può entrare in crisi e può esplodere la psicosi vera e propria. Non è detto che nel nostro soggetto ad un certo momento non sia esplosa una psicosi vera e propria che poi lo abbia portato a poter usufruire di terapie o di cure, e quindi questo abbia determinato la fine degli omicidi. Quindi non è detto che oggi non ci sia una psicosi. Cioè, nel momento in cui lei ci ha fatto questa descrizione di un personaggio ipotetico, questo però nelle sue valutazioni ha attinenza col caso che ci occupa. Con il caso? Quando lei, in questa ultima, rispondendo a questa mia ultima domanda, lei ha fatto ha prospettato una sorta di modello. Sì, e pensando naturalmente. Ecco, volevo sapere se questo modello che lei ci ha prospettato aveva attinenza al caso che ci occupa. Sì, è il modello a cui ho pensato, e naturalmente l'ho fatto non solo come esempio, ma perché ritengo che il soggetto autore di questi omicidi è molto probabile che abbia un tipo di deviazione, abbia avuto un tipo di deviazione paranoicale della personalità, con personalità multipla, e che poi possa essere sfociato o addirittura nella guarigione, perché si può anche guarire da questo, o nella malattia conclamata. Malattia conclamata che può avere, come lei ha detto, richiesto l'uso di cure specialistiche. Certo, la perdita dell'autonomia. Benissimo. Ecco, volevo chiederle questo, professore. Quando lei parla di personalità multipla, lei inserisce all'interno di questo anche, lei è d'accordo, perché noi abbiamo ascoltato una diagnosi dell'equipe del professor De Fazio che ci ha parlato di perversione sotto il profilo sessuale. Io vorrei prima di tutto che le chiedo di precisare un po' meglio, far uscire un po' di più dal generico questa terminologia, questo termine perversione, e indicare qual è la forma di perversione che le sembra, che lei ritiene attinente ai casi che ci occupano, e come questa perversione interagisce all'interno di quella personalità multipla di cui lei diceva, con quelle altre cose che lei ci ha detto, vale a dire questo atteggiamento, che è una sorta di alibi morale che sarebbe creato questa persona in rapporto a questi delitti. Si è visto che i serial killer, la maggior parte dei serial killer,
non hanno un'unica perversione sessuale, ma hanno molte perversioni, hanno molti spunti di perversione. Per perversione sessuale normalmente si intende la perversione dell'istinto sessuale, che può rivolgersi verso, non verso l'oggetto naturale eterosessuale, ma verso altri tipi di oggetto, o la perversione delle modalità attraverso cui si perviene al piacere sessuale. E queste perversioni sono tali quando sono obbligate, cioè per esempio un soggetto che riesce a trarre piacere solo attraverso il rapporto con dei minori impuberi, noi lo definiamo pedofilo, cioè affetto da pedofilia, che è una perversione sessuale. Nei serial killer quasi mai c'è una perversione di questo tipo, cioè una perversione obbligata. Molte volte ci sono dei poli perversi in un certo senso, esistono tante perversioni, quali per esempio il sadismo, quale per esempio la omosessualità, quale per esempio anche la pedofilia, la gerontofilia, la necrofilia e così via. Nel nostro caso direi che uno spunto di perversione può trovarsi nel feticismo, vero sia, nel portar via questi trofei mutilando il corpo della donna per poterli conservare, evidentemente. Non c'è un altro scopo alla utilizzazione di questo tipo di trofei se non quello di poter attraverso la conservazione di questi oggetti ripercorrere e riprovare il piacere che si è avuto al momento in cui questi oggetti sono stati rilevati. Quindi ecco, direi che nel soggetto sicuramente c'è traccia di questo feticismo, sicuramente c'è una omosessualità inconscia, non perché dico inconscia? Dico inconscia perché non ci sono elementi che ci inducono a ritenere che il soggetto abbia una omosessualità cosciente. L'attenzione che dà all'uomo, al maschio, è molto ridotta. Si potrebbe anche dire che non abbiamo la certezza del sesso dell'omicida, nel senso che non è sicuro al 100% che possa essere un maschio. In teoria si potrebbe trattare anche di una donna, ma possiamo ragionevolmente escludere questa possibilità, sia perché le donne numericamente, statisticamente, sono molto ridotte fra i serial killer, e sia perché l'appuntare il proprio desiderio patologico sul corpo femminile è tipicamente maschile. In più il soggetto dà prova di avere una corporeità robusta, un certo tipo di forza, per cui diciamo tutti questi elementi insieme fanno pensare ad un maschio. E anche il tipo di paranoia a cui mi riferivo prima è tipico del maschio, non della donna. Ecco, la donna non ha quasi mai queste forme di paranoia, queste sono tipiche del maschio. Per questo, diciamo, per il 99,9% delle probabilità è che questo assassino sia un maschio che abbia una latente omosessualità, sicuramente da lui non riconosciuta, sicuramente da lui non vissuta, che però lo porta poi all'odio verso, in realtà, il corpo femminile, suscita in lui curiosità e odio contemporaneamente e paura soprattutto. E quindi questi sentimenti sono tipici di una persona che non ha maturato la propria sessualità. Non avendola maturata, è probabile che in lui convivano diverse
diverse tendenze perverse. Sicuramente, ecco, non mi sembra che in lui ci sia, per esempio, sia rilevante la componente del sadismo, perché lui sta bene attento, cerca di uccidere i corpi delle persone prima di lavorare su di essi, e il sadico invece avrebbe bisogno del contrario. Quindi è un tipo di questo tipo di perversione che non emerge dagli atti omicidiari. Ciò non toglie che naturalmente possa esserci anche questo. Ecco, a proposito della sessualità di questa persona, così come lei l'ha individuata, le è risultata una sessualità, sto parlando della parte, come dire, apparente della persona, la parte esponibile, insomma, le è risultato una sessualità, come dire, normale o iperattiva o piuttosto coartata e inibita? È una sessualità immatura, inibita, ridotta, apparentemente di tipo, apparentemente anche, cioè se fosse vissuta sarebbe vissuta in senso eterosessuale, però è probabile, al momento in cui gli omicidi sono stati compiuti, è probabile che a quel momento l'omicida non avesse mai avuto rapporti sessuali. Questo tipo di omicidi non sono quelli, per intenderci, questo è un mutilatore differente dallo squartatore. Ci sono dei serial killer che, per esempio, se la prendono con delle prostitute o con altre vittime e le agiscono sul corpo di queste dilaniandolo in maniera totale e anche anarchica, cioè senza una precisa strategia. Questi spesso sono persone che tendono a vendicarsi della sessualità femminile e possono aver avuto, possono essere sposati, possono aver avuto delle manifestazioni sessuali paranormali. Al contrario, il soggetto di cui stiamo parlando esplora il corpo femminile con molta attenzione, e nel secondo delitto in particolare. 1974, Stefania Pettini. Esattamente. E dove pone le premesse di quello che farà successivamente, e successivamente andrà a colpire questi organi, partendo non dall'organo più semplice, cioè dal seno, che sarebbe più semplice da portare via, ma dal pube, che invece è un organo piuttosto difficile, insomma, da operare così come lui ha operato. E evidentemente c'è una spinta, una pulsione patologica grave, ma molto forte, che spinge verso il pube piuttosto che non verso il seno, che verrà dopo, verrà successivamente. E c'è un bisogno forte di portar via l'organo che consente la sessualità e consente l'introduzione sessuale. Molti serial killer hanno questa paura, vivono l'organo sessuale femminile come estremamente terrificante, e molte volte, per esempio, lasciano i cadaveri in modo tale da esporre quest'organo o addirittura da nasconderlo. Noi ci troviamo in questo caso appunto con un soggetto che evidentemente ha una grande paura, una grande preoccupazione di quest'organo, e per questo che escludo
ragionevolmente che questa persona possa aver avuto dei rapporti sessuali maturi o comunque adulti? Ho capito. Da questo punto di vista, lei ha tentato anche di, sempre con riferimento a questo speciale, particolare tipo di perversione sessuale, che in questo modo almeno a me risulta più precisato, insomma, risulta attendibilmente precisato. Per esempio, sto pensando proprio al fenomeno esibitorio del cadavere femminile, come avviene in alcuni dei delitti, a gambe divaricate, quasi sempre esposto in posizione sopraelevata, eccetera. Ecco. Ma da questo lei ha tentato anche una anamnesi con riferimento a delle situazioni familiari di questa persona, che abbia a che fare con la madre, con il padre, con dei rapporti speciali? Sì, è possibile, secondo me è altamente possibile, che il soggetto possa aver avuto dei traumi durante la sua infanzia, e uno dei traumi che è più suggestivo indubbiamente per una situazione successiva di questo tipo è il fatto che la madre, per esempio, possa essere stata operata per un tumore all'utero e alla mammella. Ecco, una volta per i carcinomi mammari spesso si portava via anche l'utero negli anni 50, perché si riteneva che questo tipo di tumore potesse poi riprodursi anche nell'utero. Ecco, è un fatto abbastanza banale, nel senso che tutti possono avere una madre che è stata operata per questa cosa. Ma un soggetto che è già particolarmente predisposto alla paranoia e che ha avuto un'educazione particolare e che è particolarmente legato alla madre, può aver tratto da un trauma di questo genere la materia per poi dare corpo alle proprie fantasie in questi atti omicidiari, ripetendo sul cadavere femminile quelle manipolazioni che la madre aveva subito nella sua fantasia. Questo è un'ipotesi assolutamente suggestiva. Ora io le chiedo conclusivamente, poi ho finito, professore, questo. All'interno di queste sue valutazioni, ecco, sono valutazioni attraverso le quali lei conclusivamente definisce l'azione di una sola persona in tutti gli omicidi. Allora, su questo punto vorrei essere estremamente chiaro. Se noi analizziamo da un punto di vista criminologico gli omicidi, non abbiamo alcun motivo, dico alcuno, se non qualche considerazione che possiamo fare nell'ultimo omicidio, per poter pensare a un gruppo di omicidi o a una coppia omicida. Al contrario, abbiamo una serie di elementi che fanno pensare a una unica mano. C'è un unico modus operandi che non cambia mai per tutti e 8 gli omicidi. C'è un ricordo delle esperienze precedenti e una messa a frutto di questa esperienza che è sempre la stessa e che aumenta progressivamente nel tempo, facendo ben vedere come l'omicida l'assassino del sesto omicidio aveva imparato dall'esperienza del quinto, del quarto, del terzo. Per esempio, nello scegliere il bersaglio testa invece che tronco e così via, esattamente. Ma non solo per questo, c'è anche, ecco, si sono molti sbizzarriti su interpretazioni di vario tipo, no? Sulla serie omicidiaria, perché 8, perché 7, da quando si comincia e così via.
Ci sono per esempio delle analogie molto importanti fra l'ottavo omicidio e il primo omicidio, che furono quelle, insieme al perché qui si trascura, ma c'è stato un messaggio che poi l'assassino ha mandato dopo l'ottavo omicidio, dopo l'ultimo omicidio. Certo. Ecco, la quindi lettera scritta, ecco, la considerazione di quel messaggio, la considerazione delle rilevanti analogie fra il primo e l'ultimo omicidio, mi condussero già nell'86 a dire che con molta probabilità quello sarebbe stato l'ultimo omicidio. Perché? Perché gli omicidi possono anche essere interpretati secondo una razio, secondo un'idea, per quanto delirante, del soggetto, che ha un capo e una coda e che quindi consente di capire come lui a un certo punto possa aver detto basta, questo è l'ultimo di questa serie omicidiaria. Allora, c'è quindi una ragione, no? Una mente che non può appartenere a un gruppo di persone, ma che è evidentemente la mente di un'unica persona. Questa è la prima considerazione fondamentale. C'è poi un'altra considerazione fondamentale. In letteratura, io posso portare qui migliaia di casi, e probabilmente glieli farò avere, vi farò avere tutti i casi della letteratura, tutti i casi della letteratura che noi abbiamo analizzati, sono migliaia e migliaia. Io sfido chiunque a trovare una cooperativa, un gruppo di mostri, non esistono in letteratura, sarebbe il primo caso, non solo, ma addirittura un gruppo di mostri che agisce neanche per un obiettivo sessuale, ma che agisce così, non si sa bene perché. Ma in ogni caso, c'è un'ultima considerazione, quindi abbiamo detto prima considerazione il fatto che l'analisi oggettiva degli omicidi non consente di trovare elementi a sostegno dell'ipotesi di più persone, che non si può escludere, intendo dire, soltanto sulla base dell'analisi degli omicidi, ma che tuttavia è largamente improbabile. La seconda considerazione riguarda appunto l'analisi della letteratura, con la impossibilità materiale di trovare un precedente di questo tipo, un precedente anche semplicemente simile a questo. C'è un terzo motivo fondamentale: i gruppi, ecco, si fa sempre riferimento, anche perché uno dei pochissimi, al gruppo di Manson che negli Stati Uniti uccise Sharon Tate, eccetera. Certo. I gruppi sono legati fra loro da un fanatismo che fa capo ad una fede, ad una ideologia o a qualche cosa, e agiscono per lo più per uno, per due, tre episodi, dopodiché inevitabilmente si sfaldano. Non si può tenere un segreto di questo tipo per 20 anni da parte di tre, quattro, cinque persone che continuano a compiere i loro omicidi come se niente fosse, e nessuno di queste persone cede, no? A un certo punto questo non è riscontrato, perché tutte le volte che appunto esistono gruppi omicidiari che compiono delitti da serial killer, che compiono delitti di altra natura, ma che comunque possono somigliare a quelli dei serial killer, inevitabilmente gli atti omicidiari non sono mai più di due o tre, proprio perché il gruppo poi tende inevitabilmente a sfaldarsi, e si sfalda inevitabilmente mano a mano che aumenta il numero di atti in cui ci si coinvolge, perché là dove ci sono tante teste basta mettere tre persone insieme, è evidente che cominciano. Non ci può essere sempre quella stessa lunghezza d'onda, quella stessa sinergia, agire come un solo uomo. Sarebbe veramente un fatto che nella storia di questi omicidi, di queste cose, non si è mai verificato. Quindi, sulla base di queste tre considerazioni, ritengo assolutamente più probabile, molto più probabile, la possibilità che si tratti di un'unica persona, quindi neanche di due persone, anche perché una seconda persona, soprattutto se non avesse avuto un ruolo essenziale,
probabilmente appunto sarebbe venuta meno nel tempo. Quindi questa è la mia considerazione. Io non ho altre domande. Mistero. Nessuna, grazie. Le altre parti? Nessuna. Bene, allora si va domani mattina alle 10 domani mattina. Bene, grazie. Con le 10.